Il principe Harry e Meghan Markle si sentono molto offesi da un dolce gesto compiuto dal principe Carlo durante le celebrazioni del giubileo di platino, ha affermato un esperto reale, quando si sono incontrati nella cattedrale di St Paul per il servizio nazionale del ringraziamento il 3 giugno. Il principe Carlo ha scambiato un dolce momento con Kate, la duchessa di Cambridge. L'erede al trono è stato visto dare un bacio a sua nuora e questo gesto abbraccio di Charles avrebbe portato il principe Harry e Meghan a sentirsi insultati. Parlando dell'ultimo episodio sul suo canale YouTube, l'esperto reale Neil Sean ha discusso dello scambio di Charles e Kate e dei sentimenti dei Sussex nei suoi confronti. Parlando del gesto di Charles, Sean ha detto, secondo un'ottima fonte, questa è una delle cose da cui Harry e Meghan ora si sentono molto disprezzati. Questo è, a causa di ciò che il principe Carlo ha fatto nella cattedrale. Ha aggiunto, in effetti, alcuni stanno dicendo, questo, è il più grande insulto che hanno ricevuto da quando sono partiti, ovviamente, e hanno deciso di diventare Mexit. L'esperto reale ha continuato, come ho già detto molte volte, hai lanciato il guanto di sfida, hai detto tutte quelle cose in TV. Il principe Carlo, la regina, il principe William, la duchessa di Cambridge, tuttavia, Sophie Wessex, hanno il diritto di reagire in qualsiasi modo desiderino dopo ciò che è accaduto prima, ha aggiunto, il principe Carlo, Catherine, William, Harry e Meghan c'erano davvero un insulto più grande di quello. Direi solo che è stata una cosa improvvisata che il principe Carlo ha fatto e forse, lui, non ci ha mai pensato dato che William e Kate erano proprio lì davanti a lui. Ha notato che Meghan e Harry erano reali di secondo livello ed erano seduti con persone normali, perché volevano una parola migliore, quindi ovviamente Charles non poteva farlo, a loro. Il signor Sean ha aggiunto, e perché dovrebbe, visto quello che gli hanno fatto. Così avanti veloce, sembra che questa particolare offesa possa finire per essere uno dei più grandi argomenti di discussione nel libro del principe Harry.